Come appare il metaverso? Fenomenicamente, quello che ci viene presentato, lo vedete anche nello spot che Meta ha fatto girare, lo avete visto? È andato in televisione per un po', questo piccolo commercial per presentare il metaverso. Come ci appare, come ci viene presentato il metaverso? Ci viene presentato o come la possibilità di esplorare mondi che non esistono, mondi fantastici, di partecipare tramite le nostre repliche digitali a eventi che siano di lavoro o che siano di intrattenimento, oppure di intrattenere rapporti sociali e familiari in contesti anche non necessariamente di compresenza fisica. E cercate fate una ricerca con metaverse spot o metaverse commercial. Cosa c'è di strano? Vi sembra tutto normale? Chi lo dice che i romani sono così? Erano così? Chi lo dice che sono pettinatissimi in questo modo? Chi lo dice che erano così alti? Che avevano esattamente quei caratteri somatici? Che discutono in questo modo. Questo è un film fatto, è uno spot fatto da un'agenzia americana che replica il cliché su come l'italiano interagisce, muove le mani, urla. Che ne sappiamo di che cosa succedeva veramente? Quindi, e qui vedete come il marketing e la pubblicità, in modo estremamente subdolo, veicolano dei messaggi che passano al di sotto della soglia della percezione, per lasciare intendere che questo servizio possa fare determinate cose che in realtà non può fare. Ma se anche le facesse, sarebbe anche peggio, perché andrebbe a sostituire una realtà della quale non abbiamo una conoscenza così dettagliata, con la interpretazione che un'agenzia di pubblicità su mandato di un'azienda commerciale ha immaginato. Capite qual è l'impatto trasformativo in termini di creazione di induzione della percezione di realtà nell'utente finale? Se nemmeno voi che vi state laureando in digital marketing avete percepito il trucco che sta dietro questo frame, come pensate che una persona che fa un altro lavoro o che magari non è particolarmente scolarizzata o alfabetizzata possa rendersi conto del modo in cui viene sottilmente manipolata la sua percezione nel momento in cui interagisce con questi servizi? Poi su questi 30 secondi in realtà ci sarebbe da farci una lezione vera e propria, però torniamo alle slide. Quindi dicevo, la percezione che abbiamo del metaverso è sostanzialmente questa: ci viene venduto, come avete visto, come certo il copy dello spot, se ci fate caso, utilizza tutti i verbi al futuro. Dal punto di vista normativo, questo consente di evitare che questa pubblicità possa essere considerata ingannevole.
in termini tecnici, ricordate la lezione che abbiamo fatto con l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, perché non dice lo spot il metaverso è così, ma fa un'affermazione sostanzialmente, peraltro non dimostrabile, il metaverso sarà così, e non ci dà nemmeno una indicazione di tipo temporale. Potrebbe accadere fra 100 anni, ma potrebbe accadere. Però attenzione, dov'è l'ulteriore trucco dal punto di vista del messaggio? Ci ritorno, vediamo un po' dov'è, cos'era Chrome. Dove temporalmente, dove sono situati i personaggi reali, questi studenti? Oggi. Esattamente. Quindi è vero che si utilizza nel copy il verbo al futuro, ma la percezione che ho vedendo gente che è vestita come me, cioè non come me perché io non faccio testo, sono fermo agli anni 80, ma vedendo gente che è vestita in modo contemporaneo, qual è il messaggio che arriva sotto la percezione razionale? È che il metaverso già adesso in realtà può darmi quel tipo di esperienza. Allora, saper leggere la pubblicità è una capacità che dovreste sviluppare, perché è la migliore delle formazioni che potete fare, che potete dare a voi stessi. Perché se qualcuno con le risorse economiche di Meta punta su uno spot di questo genere, all'interno di questo spot voi trovate tutte quante le linee di marketing che hanno dato origini all'advertising. Chiaramente non vengono esplicitate, però se sapete come leggere fra le righe, vi rendete conto di che cosa c'è dietro questo spot. Com'è realmente il metaverso? Il metaverso è questo: una persona seduta su una sedia con un visore attaccato alla testa, e tra l'altro non a caso, torno allo spot di Meta, la prima cosa che vedete è un tizio con il visore, che vede questa realtà, cioè che vede questa realtà fatta di alieni, potrebbe essere qualsiasi altra cosa, però ho utilizzato queste due immagini fortemente diverse dal punto di vista dei contenuti per darvi proprio la percezione dello stacco fra realtà e percezione. La realtà è questa: un tizio, ciascuno di noi, seduto su una sedia con un visore attaccato alla testa, che vede una cosa che non esiste. Sociali, questo approccio alla solitudine, alla dematerializzazione e all'allontanamento dei rapporti, o alla disumanizzazione, se vogliamo, dei rapporti, almeno per certi versi, ci dà invece una vista sul futuro di quello che potrebbe essere il modello sociale indotto dal metaverso. Perché ve ne sto parlando? Perché dovete avere questo tipo di informazione per sapere come vendere. Perché se pensate di vendere i servizi di metaverso o prodotti tramite il metaverso, avendo in mente delle dinamiche sociali, chiamiamole tradizionali, difficilmente riuscirete ad avere successo.